l'Asteroid Day, le volevo chiedere un po' come è nato. E poi come avete fatto ad avere appunto poi diciamo tra virgolette il patrocinio italiano della manifestazione? Dunque, l'Asteroid Day è un'iniziativa internazionale che è nata su iniziativa di un manipolo, un drappello di persone che include peraltro personalità che non emergono tutte dal mondo della scienza astronomica. Mi piace ricordare tra questi l'astronauta dell'Apollo 8 Rusty Schweikart, il regista Gregory Richter, il chitarrista dei Queen Brian May e Danica Remi, che è una imprenditrice californiana. Ecco, quindi sono, come dire, delle personalità che giungono, come dire, sotto il comune tetto dell'interesse per gli asteroidi, come dire, motivati certamente da un'idea semplice ma fondamentale. Prima o poi la Terra si troverà, come si è trovata anche in passato, dinanzi all'esigenza di gestire concretamente la minaccia di un impatto da parte di un asteroide importante. Ecco, ed è necessario che ci sia una consapevolezza da parte di tutti di questo reale rischio, ma anche di quali sono le possibili soluzioni al problema, di quali sono anche le risorse che gli asteroidi offrono alla nostra specie con le loro specifiche presenze di minerali, eccetera. Ecco, proprio da tutto questo, cioè rendere il tema asteroidi compreso e dal grande pubblico, ma anche dai governi che presumibilmente dovrebbero supportare queste missioni spaziali e di ricerca degli asteroidi e di intervento in caso di impatto, che è nato Asteroid Day. Dunque, personaggi così variegati nella loro formazione e provenienza hanno poi coinvolto altri studiosi, altri personaggi, anche figure importanti dello spettacolo, e devo dire è nato con crescente successo questo movimento internazionale. Il primo Asteroid Day si è tenuto nel 2015, quindi ci apprestiamo il prossimo 30 di giugno a celebrare la quarta edizione, sempre in crescendo, di questa kermesse internazionale. Quali saranno gli eventi che animeranno un po' il prossimo Asteroid Day? Dunque, l'Asteroid Day, essendo un'iniziativa internazionale, chiama gli appassionati di astronomia, gli studiosi o comunque tutti coloro che trovano il tema interessante a organizzare localmente, ciascuno nel proprio paese, un'attività, come dire, un evento culturale, un incontro che possa, anche approfittando magari, che so, del cinema piuttosto che delle arti o comunque della esplicita scienza astronomica, ecco, possa creare il movente per il pubblico diciamo, per raggiungere un luogo e apprendere, svelare e scoprire cosa siano per l'appunto gli asteroidi. Anche l'Italia ovviamente aderisce dalla primissima edizione, devo dire anche con orgoglio, a questa iniziativa, e in Italia ci saranno, come già negli anni passati, proposte da nord a sud, sicché lungo lo stivale ci saranno iniziative che permetteranno ovviamente a chi avrà piacere, a chi avrà desiderio di raggiungerle, di esplorare questo mondo affascinante. Proprio mentre vi parlo sto sistemando, come dire, la lista degli eventi italiani che verrà poi pubblicata proprio nel corso del fine settimana aggiornata sul sito asteroidday.it. Quindi ecco, invito magari chi ci segue, ecco, a consultare nelle prossime ore appunto questo sito. Assolutamente. Ora, gli asteroidi, parlare di asteroidi vuol dire anche parlare di come dire, corpi celesti diversi anche fra di loro, no? Ci sono varie classificazioni, però Certo. quando, tagliando un po' con l'accetta l'argomento, che cosa ci raccontano gli asteroidi? Sappiamo benissimo che gli asteroidi sono una componente fondamentale del nostro sistema solare, anzi sono ciò che resta dell'antico materiale da cui i pianeti stessi, in primis la nostra Terra, si sono formati. Studiare gli asteroidi corrisponde a mettere mano, a mettere il nostro sguardo, la nostra indagine scientifica proprio sulle componenti essenziali che hanno poi assemblato i pianeti. Questo significa che studiandoli noi abbiamo informazioni tra le più antiche disponibili ancora oggi nei dintorni del Sole, in grado di confortare le nostre ipotesi, le nostre visioni e quegli scenari che immaginiamo verosimili nella formazione del sistema solare. Quindi ecco, ancora prima di identificare gli asteroidi come
una sorgente di un potenziale problema, cosa che forse nell'immaginario di chi ci segue appare come l'argomento dominante, sono una risorsa preziosissima anche da questo punto di vista, ovvero aiutano a comprendere e a chiarire come si sia formato il nostro sistema planetario. Questo è senz'altro un aspetto che reputo importantissimo in relazione a questa affascinante popolazione di corpi celesti, anche perché poi è solo una minoranza, per fortuna, quella che tra gli asteroidi si spinge mentre orbita attorno al Sole, ecco, nella regione interna, e quindi magari pone anche qualche problema, qualche rischio di impatto nei confronti della Terra.